Gianni Colacione, siamo al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, la seconda giornata e siamo in compagnia di Claudia Sterzi. Claudia Sterzi che il pubblico di Liberi TV già conosce perché ha una rubrica, ha una trasmissione, un format che è Leggera Euforia. Dobbiamo dire ovviamente per giustizia che lei ha anche una trasmissione su Radio Radicale, che non mi ricordo come si chiama. Notiziario dal fronte della guerra, dal fronte della guerra, se non lo dico in inglese perché poi mi perdo la lingua. E quindi Claudia, ovviamente qualche impressione su questo comitato è la prima domanda che vorrei farti. Sì, questo comitato tutti lo attendevano con molta paura qui a Roma, tutti dicevano Dio, adesso arriverà l'orda inferocita, si parlava di un movimento occupator argentina che poi non mi sembra che abbia avuto questa, ci sono state delle riunioni, dei gruppi che si sono riuniti, insomma sembrava ci fosse questa grande fionda e io andavo dicendo per finire che poi non succede nulla, perché quando le cose sono molto annunciate poi si esauriscono nell'annunciarle, no? E magari le cose accadono proprio quando invece meno te le aspetti, però per adesso insomma un po' l'ho trovato tutto sommato un po' spento, perché le critiche sono molto dispersive, le critiche e le proposte conseguenti naturalmente non sono strutturate, per cui non hanno la forza di proporsi come alternativa o come comunque, quindi gli interventi non li ho seguiti tutti, ovviamente, non tutti assolutamente. Seguite all'inizio c'è stata una serie di interventi critici più che altro sulla leadership di Marco Pannella, e non essendoci Marco, cioè è anche un po' assurdo, perché tutto sommato siamo al comitato di Radicali Italiani e quindi dice ma dov'è che uno va a dirlo, giustamente, dice non è la sede, però dov'è che uno va a dirlo, e quindi lo dice qua. Però magari potevano appuntarsi più sui dirigenti, tutti e tre i dirigenti, perché però abbiamo tutti e tre questa bellissima squadra coesa che comunque è riuscita a portare i radicali sul serio, perché alla fine poi al di là di tutto quello che è successo fra Estrada Vigna e De Lucia e Viale e tutte le cose che sono successe e la continua polemica che c'è anche piuttosto alta, però comunque alla fine è una squadra che ci ha portato fino a qui attraverso il congresso, uno dei congressi veramente più deludenti, diciamo, della storia dei radicali italiani. Non so, sento, leggo che ci sono interpretazioni, Tizio ha proposto di chiudere, io tutte queste proposte di chiudere, cioè proposte vere o di chiudere o di rilanciare in qualche modo, cioè proposte reali, concrete, io per adesso non ne ho sentita una, devo dire. Qualcuno ha proposto un congresso straordinario? Mentre non c'ero, no? Se ne è parlato, sì. Ecco, però dico proposte vere e proprie, per cui poi stasera c'è la direzione con la mozione e ci sta che si torna a casa lunedì, che le cose rispetto a giovedì, poi questi grandi cambiamenti non ci sono stati. D'altra parte sicuramente poi c'è bisogno di maturazione, è tutto un processo complesso, c'è le elezioni di mezzo, c'è la campagna elettorale che, della quale non si è parlato per niente, perché alla fine c'è una campagna elettorale, c'è la lista, alla fine insomma che ci piaccia o no, c'è chiaramente. E poi che dirti, un po' di analisi dei rapporti col PD secondo me è ancora abbastanza carente, limitata, perché si prendono degli spezzoni del nostro rapporto col PD e invece non è per cominciare dal 39, però comunque in effetti tutti i nostri rapporti con la sinistra italiana o col centro-sinistra hanno una storia molto lunga che a volte viene un po' superficializzata. E io penso che è un po', a volte è un po' contraddittorio quello che noi facciamo come radicali italiani, ma anche come radicali, nel senso che a volte per esempio quando si è fatto d'accordo col PD, il PD era quello che è adesso, perché non mi risulta che abbia fatto cose peggiori dal 2008 a oggi rispetto a quelle che già aveva fatto prima, che non sto a elencarle perché sono un'infinità appunto, quindi non ho visto il cambiamento. E poi pensavo, per esempio, mi è venuto in mente mentre venivo qui, quando noi ci siamo indignati o comunque si è rifiutato la candidatura alla regione toscana di Oliviero Toscani, che è una bella candidatura forte, perché lui aveva provocatoriamente immaginato di potersi alleare col centrodestra, e ci fu una levata di scudi, tant'è vero che fu levato il candidato Oliviero Toscani e ci fu mandato il cugino dell'Abruzzo, dell'uomo argento, come candidato in Toscana con tutto quello che è seguito. Quindi evidentemente il fatto di potersi alleare col centrodestra, allora in quel momento, certo, si tratta di momenti politici diversi, però per esempio, altra cosa, c'è stata un po' una serie di giudizi dati su coloro che hanno levato le candidature al momento dell'annuncio dell'accordo con lo Storace. Però Marco Cappato ha raccontato ieri, fra le altre cose che ha detto, che Marco Pannella ha levato la candidatura al momento che c'era la proposta dell'accordo con Ambrosoli in Lombardia. Quindi voglio dire, alla fine io ero rimasta ai palermitani e ai cordonesi, ora sembra che il centro-sinistra è la spina dorsale dell'infame regime.
Io continuo a pensare che sia esattamente la stessa, cioè Palermitani e Corleonesi mi torna molto più come analisi, e né con questa destra né con questa sinistra, che non dire che la reale colonna portante del regime in realtà sia stato soltanto la forza e le forze, direi che no, secondo me no, ci sono tutte e due le maggiori schieramenti in campo che hanno contribuito alla grande, nelle diverse regioni in maniera diversa. È chiaro, se ne parli di Toscana o di Emilia Romagna, certamente sono stati la colonna portante del regime, tant'è vero che io ricordo sempre che a Firenze Comune e Regione Toscana non hanno mai perso nemmeno un anno, per cui sono 60 anni e qualunque forza politica diventa un regime, perché chiaramente ha il potere assoluto su tutto. E quindi però in tante altre regioni invece l'equilibrio c'è stato, l'alternanza fra gli schieramenti ci sono stati, e quindi non la vedo tanto come proprio il nodo. L'analisi dell'infame regime la vedo più su tutti e due gli schieramenti, non soltanto su uno. Praticamente tu, Claudio, stai dicendo che un pochino si sta elaborando una specie di dottrina interna secondo cui c'è un capro espiatorio che sarebbe PD, Zingaretti, PD. Il capro espiatorio è sempre successa, non soltanto qui dentro ma in tutto il mondo, una dinamica che è data da quando si aveva uomini scimmie, cioè si trova una colpa. La colpa è del sistema, si diceva negli anni 70, no? La colpa è del mondo infame, la colpa è dei santi, della Madonna, cioè ognuno poi c'ha il suo, la colpa è della moglie, dei figli, del cane, cioè ognuno poi c'ha il suo capo espiatorio, però il meccanismo umano è questo, sì, però questo appuntarsi in particolare magari corrisponde a un'analisi politica della quale non capisco niente, perché si sa che io di politica non ci capisco nulla, e quindi può darsi che sia tutta un'analisi dietro della quale io non riesco nemmeno. Ma chi l'ha detto questo? No, si sa, lo sanno anche i bambini ed elementari. E quindi può darsi benissimo che io sbagli perché non prendo in considerazione una serie di cose, però a me, sinceramente, per me l'infame regime sta sia da una parte che dall'altra, e vedo dei comportamenti, ecco, che invece cambiano a seconda delle volte. No, ci sono degli assoluti, dei dogmi, che vengono presi come dogmi a seconda del momento, se fanno comodo o meno a spiegare delle scelte, capito? Delle volte ho questa impressione che non ci sia una linearità poi in realtà in questi dogmi, ma che vengano un po' usati, perché poi alla fine appunto non va bene ritirare la candidatura perché c'è l'accordo con Storace, però va bene ritirarla perché c'è l'accordo con Ambrosoli. Cioè, non, per me questo, quello, per me pari sono, non è che per me Storace, Marrazzo. Senti Claudia, invece qualche accenno un pochino alla tua, al settore di cui ti occupi da tempo. Sì, esattamente, qualche iniziativa, e intanto rilanciamo, diciamo che venerdì prossimo avremo una nuova puntata di Leggera Euforia, sei diciamo in attività per realizzare qualche iniziativa, qualche cosa, qualche... Sì, sono in attività, però io tutta la campagna elettorale non farò nessuna iniziativa, perché sono veramente stanca delle persone che vengono in campagna elettorale a mettere il cappello su questo argomento e poi stanno 5 anni a girarsi i pollici rispetto a quello che può essere invece un'azione legislativa, o comunque se ne occupano molto meno di quanto hanno dato a vedere in campagna elettorale, perché è un argomento che tira, questo lo sanno tutti, lo dicevo già da diversi anni fa, ove è universalmente riconosciuto che è un argomento che tira, e quindi attiva il consenso anche di giovani, anche di fasce che magari a votare non ci vanno, e quindi ha un interesse. E quindi io in campagna elettorale non faccio proprio nulla, a meno che proprio, non so, qualcuno mi chiede qualche particolare, gli ho proposto a Enrico Salvatori se vuoi fare qualcosa a Marcellina, per esempio, no? Cioè, perché sì, mi è venuto in mente che per esempio farei volentieri una cosa così locale, semplice, ma a parte queste che sono cose piccolissime, tutto il resto per me sta fermo fino al 24-25 febbraio. C'è il progetto FreeWid, quello per il referendum, che insiste molto perché si faccia il comitato, ha ragione, perché il tempo passa. Però io penso che fino alle elezioni avvenute non prenderò nessuna decisione su questo. Ho partecipato a quella riunione di gruppi antiproibizionisti che vi ho raccontato già per Leggera Euforia, sì, dalla quale poi è venuto invece un atteggiamento completamente sfavorevole al referendum, invece favorevole alla proposta di legge di iniziativa popolare. C'è bisogno di fondi, poi sia per il referendum che per le proposte di legge, e questi ragazzi sono molto ben intenzionati, hanno una bella rete di persone che si muovono intorno, però diciamo che gli manca un po' la percezione della complessità dell'operazione referendum. La petizione di legge di iniziativa popolare purtroppo rischia di rimanere nel cassetto, noi se ne è fatte 22 nel 2001, appena Capezzone diventò segretario, ci furono queste 22 proposte di legge, o 21 che fossero,
E sono rimaste nei cassetti, a parte neanche mai raggiunto le firme, però ci sono anche tantissimi casi che hanno raggiunto le firme e rimangono lì, perché se non hai il parlamentare che te le spinge, chiaramente. Nella campagna elettorale vedo che sono tanti, Sel, Verdi, Ingroia addirittura, c'è tutta una serie di... Anche sì, è strano quello di Ingroia, è strano perché gira su Facebook questa cosa col simbolo della lista Rivoluzione Civile, sì, e di campi di marijuana addirittura. Però se vai nel sito loro, questo manifesto non c'è e nel programma non c'è niente sull'argomento, quindi forse sono anche le basi, anche di Sel, penso, è più la base che poi in campagna elettorale spinge su questo argomento. Poi bisogna vedere gli eletti, insomma, si rischia che... Sì, si rischia che si muova poco, speriamo bene, io sempre di più vedo invece il rischio che l'Italia avesse un po' un enclave di proibizionismo in un mondo che si sta muovendo finalmente invece in direzione opposta. E quindi sì, magari fra 3 anni, come dice Pannella, che ormai sono 2 poi, perché lo dice già da un anno, almeno come minimo, magari ci saranno i primi paesi, come già è successo in America del resto con il referendum, dove sarà legalizzata intanto le cosiddette droghe leggere e poi a seguire, spero bene, anche un discorso, un dibattito serio su quelle pesanti, però l'Italia o altri paesi possono tranquillamente restare per altri 5, 10, 7 anni ugualmente, perché non è un processo che avviene in maniera uguale in tutto il mondo, tutti insieme. Poi soprattutto ancora c'è gente che patisce di proibizionismo in Italia. E come? Certo che c'è gente delle carceri, certo, ci sono le carceri piene e questo lo sappiamo benissimo. C'è nel programma, infatti nella lista Amnistia, Giustizia e Libertà, nel programma c'è qualcosa sull'antiproibizionismo. Dal mio punto di vista è molto poco, devo dire, perché secondo me è molto più pertinente l'antiproibizionismo e non soltanto sulle droghe. Con il discorso amnistia, giustizia, libertà e carcere è molto più pertinente e meriterebbe, avrebbe meritato di essere molto più richiamato nel programma. E quindi c'è un po' poco, però comunque viene citata come appunto motivo, uno dei motivi principali, anche se messo al quarto punto, per cui le carceri, per il quale le carceri sono piene, è citata appunto la legge Fini-Giovanardi, però è citata unicamente nel punto in cui dice perché permette l'arresto anche di chi detiene droghe leggere. Questo a parte che non è vero niente. Ora, finché uno lo dice per spiegare al grande pubblico può anche andare bene, però scrivendo in un programma elettorale una cosa che non è vera, perché al momento chi detiene per uso personale in teoria non è proprio vero nulla, quindi non è possibile una riforma di ciò che è già deformato praticamente, o si va oltre con gli obiettivi, e questo è veramente minimale, quasi, quasi ridicolo per la posizione radicale che è sempre stata di legalizzazione. Poi è molto semplice il discorso, qui si parla invece di depenalizzazione e soltanto per le droghe leggere. Cioè è un po' un cambiamento, ecco, c'è un po' un cambiamento rispetto a quello che io fino adesso ho conosciuto come antiproibizionismo radicale, per cui anche rispetto al mio partito mi aspetto un attimo per capire meglio come muovere. A questo punto ti auguriamo ovviamente un buon lavoro su questo tema, ti diamo appuntamento. Perché mi passano dei biglietti che non riesco a capire, c'è una velina, ecco. Questa qui è una cosa che mi viene suggerita, perché in un intervento si chiedeva perché Claudia non è stata candidata, se non sbaglio, giusto? Ecco, ce lo chiediamo in tanti, effettivamente, perché Claudia non è stata candidata. Tu ti sai dare una risposta? Io potrei trovare, prima cosa, vabbè, una lamentela che sinceramente questa volta non è vero, non viene da me. Io potrei trovare tante motivazioni e fare la parte di giustificare la divergenza in questo caso, perché intanto io evito il partito nei giorni in cui si decidono le candidature. Io l'ho visto una volta questa fase qui dentro e non mi interessa, non la voglio più rivedere, cioè i cadaveri dappertutto, gente che sanguina, che piange, cioè non si può vedere, e quindi io evito assolutamente di frequentare il partito in quella settimana che precede la decisione delle liste, ormai da anni questo, e quindi diciamo anche non ero qui presente continuamente a dire oh ci sono, no, certo se uno voleva mi chiamava, il mio numero di telefono ce l'hanno e me lo domandava, né mi sono proposta, devo dire, anche perché sono stata un po' critica fin dall'inizio, già dalla scelta di Amicone, ma già dallo sciopero della sete con la prima rosa nel pugno, sì. Prima ancora ti dirò che ho una domanda che farei a Mario se fossi il comitato e non lo sono per scelta, perché non mi sono candidata io, una domanda che farei a Mario e non a Pannella che non c'è, ci spieghi com'è andata che avevamo deciso di cominciare a raccogliere le firme il 5 d'ottobre, il referendum e politiche, e poi non si è fatto perché nessuno ce l'ha spiegato. Cioè, siamo arrivati al congresso aspettando che ce lo spiegassero e non ce l'hanno spiegato, cioè nessuno si è preso la responsabilità di spiegare come mai abbiamo fatto una scelta precisa in quel comitato
come mai poi è stata anche fatta una conferenza stampa subito dopo, Bonino, Pannella, tutta dicendo raccoglieremo le firme per il referendum e per le politiche all'inizio di ottobre, e poi questa proposta è stata assolutamente cassata, senza che però nessuno abbia saputo nemmeno, ma l'ha preso decisione nelle segrete stanze, no, nemmeno si sa quando e dove e chi e perché, cioè io questo sinceramente lo chiederei molto volentieri, però vabbè, non sono stata candidata perché non ci stava questa volta, dai. Proveremo a fare queste domande a chi di dovere. A questo punto ringraziamo Claudia Sterzi, gli diamo appuntamento ovviamente, anzi vi diamo appuntamento con la sua trasmissione su Libri TV, Leggera Euforia, la ringraziamo ancora, la ringraziamo anche ovviamente per il décolleté e alle prossime interviste.